Benvenuti. Ovunque in Italia sembra nevicare. E qui naturalmente piove. E questo è Engrammi. Oggi vi racconto di un libro che per me, ecco, è una vera e propria colonna. Se scrivo racconti, lo devo ai 49 racconti. E se amo scriverli, prima di tutto, lo devo a Ernest Hemingway. Dicevo che qui piove. Forse l'incanto della neve non se lo meritano tutti. Sicuramente tutti meriterebbero di vivere, però la neve come un incanto. Hemingway stesso ne parla brevemente ricordando le popolazioni divise, obbligate a lasciare le loro case, forzate a camminare verso montagne lontane, dove gli avevano fatto credere che quella che vedevano non era neve. Penso a chi oggi nei Balcani, nel campo di Lipa, sta soffrendo sotto qualcosa che per noi fortunati è solo qualcosa da ammirare. Il gigante della letteratura americana di cui provo a parlarvi è nato a Oak Park, dalle parti di Chicago, un anno prima del 1900, ed è morto un anno dopo il 1960 a Ketchum, in Idaho. Nel 1954, a coronare una vita artistica, avventurosa, intensa, fortunata, ma anche funestata da vicissitudini personali, ecco, arriverà il premio Nobel. Hemingway lo accoglierà solo con un breve commento, che era già foriero di un destino e un epilogo drammatico. Dirà: troppo tardi. Ecco, l'amico dei toreri, scrittori, avventurieri, il corrispondente durante la guerra di Spagna, il cacciatore appassionato di armi, pugile, agente del controspionaggio, forte bevitore e cittadino del mondo, scivolava sempre più in un abisso dal quale non sarebbe più uscito. Le sue crisi maniaco-depressive verranno trattate con l'elettroshock, ma non faranno che aggravare il suo stato di salute, fino a farlo scivolare nel suicidio. E finisce così la vita di Hemingway, con un colpo di fucile. Ma a dispetto della sua fine, la sua storia parla di un uomo controverso, che però ha saputo lavorare sodo, affilando con cura uno strumento di cui non ha mai lesinato l'uso. Il suo talento. E allora mettiamoci comodi, ok? Fingiamo di averlo davanti a noi, offriamogli da bere e, beh, immergiamoci un po' in questi racconti. Io proverò a guidarvi, seguendo il mio istinto personalissimo, per provare a incuriosirvi un po'. Quindi, bando alle ciance inutili e facciamone altre migliori. 49 racconti, ecco, sono parecchi, le lancette corrono, quindi ne esploreremo solo alcuni. Il primo di cui voglio parlarvi è Vecchio al ponte. L'ho scelto perché racconta in breve tutta l'amarezza della guerra. Sono poche pagine e il tempo in cui si svolge l'azione è forse una decina di minuti, forse 20. Un singolo incontro su un ponte che racconta in modo illuminante ciò che crea la guerra. Non crea eroi, vincitori, cause giuste che trionfano sul male. Crea soltanto vittime. E non c'è rabbia nelle parole del vecchio, che ha dovuto abbandonare tutto per mettersi in salvo. Non sa dove andare, non ha un posto perché ogni posto è guerra. Sa solo che restare là dove era non gli era permesso. E rimane su un ponte, fermo, nell'imminente inizio di un attacco che potrebbe spazzare via il ponte stesso o trasformarlo in un teatro di combattimento. Io guardavo il ponte e la distesa del delta dell'Ebro, col suo aspetto africano, e mi chiedevo quanto tempo sarebbe passato prima che il nemico si mostrasse. E intanto tendevo l'orecchio per cogliere i primi rumori che avrebbero segnalato quell'avvenimento sempre misterioso che si chiama contatto. E il vecchio era sempre là, seduto. «E che bestie erano?» chiesi. «Tutto considerato erano di 3 specie», spiegò lui. «C'erano 2 capre e un gatto, e poi c'erano 4 coppie di piccioni». «E hai dovuto abbandonarle?» chiesi io. «Sì, a causa dell'artiglieria. Il capitano mi ha detto di andarmene a causa dell'artiglieria». «E non hai famiglia?» chiesi, guardando l'altra estremità del ponte dove gli ultimi 2 o 3 carri
scendevano a rotta di collo per la scarpata dell'argine. «No», disse lui. «Solo le bestie», ho detto. «Il gatto, si capisce, se la caverà, i gatti sanno badare a se stessi, ma non riesco a immaginare come se la caveranno gli altri». «Quali sono le tue idee politiche?» chiesi. «Non mi occupo di politica. Ho 76 anni, ho fatto 12 chilometri e non credo di poter proseguire. Questo non è un buon posto per fermarsi», dissi io. «Se ce la fai, ci sono dei camion in fondo alla strada, al bivio per Tortosa». «Aspetterò un po'», disse lui, «e poi andrò là». «E dove vanno questi camion?» «Verso Barcellona», gli dissi. «Non conosco nessuno da quelle parti», disse lui. «Ma grazie, grazie mille, grazie, di nuovo grazie mille». Mi rivolse un'occhiata molto stanca e molto assente. Poi disse, sentendo il bisogno di dividere la sua pena con qualcuno: «Il gatto se la caverà, ne sono certo, non c'è motivo di preoccuparsi per il gatto. Ma gli altri? Come pensa che se la caveranno gli altri?» «Beh, probabilmente se la caveranno benissimo. Lo crede davvero?» «Perché no?» dissi, guardando l'argine opposto dove ora non c'erano più carri. «Ma cosa faranno sotto l'artiglieria? Mi hanno detto di andarmene a causa dell'artiglieria». «Hai lasciato aperta la piccionaia?» chiesi. «Sì». Allora voleranno via». «Sì, certo. Certo, certo che voleranno via, ma gli altri? Agli altri è meglio non pensare». «Se ti sei riposato, io me ne andrei», lo esortai. «Alzati ora e cerca di camminare». «Grazie», disse lui e si alzò in piedi. Barcollò vistosamente, poi ricadde a sedere nella polvere. «Io badavo alle bestie», disse lui con voce monotona, non più rivolto a me. Io badavo solo alle bestie». Non c'era niente da fare per quel vecchio. Era la domenica di Pasqua e i fascisti avanzavano sull'Ebro. Era una giornata grigia e coperta, col cielo pieno di nuvole basse. Per questo i loro aerei erano rimasti a terra. Questo e il fatto che i gatti sanno badare a se stessi era tutta la fortuna che il vecchio avrebbe mai avuto. E lo lasciamo qui, questo vecchio su questo ponte sull'Ebro, abbandonato a se stesso. Nessuno sa che fine farà. Nessuno sa neanche che fine farà il combattente in tutto questo. Il combattente ha gli occhi attenti sul movimento dei carri, su quella specie di aria che sembra cambiare di consistenza quasi all'arrivo di un nuovo attacco. Il vecchio non nota niente di tutto questo, non nota nessun cambiamento, non nota i carri che spariscono dietro l'argine, non nota alcun rumore intorno a sé. È un uomo perduto, come mille moltitudini che sono perdute ogni giorno, in ogni momento, un po' come le persone di cui vi parlavo all'inizio, nel campo profughi di Ipa. E quanti campi profughi ci sono, quante persone vengono mosse e smosse. Se vogliamo parlare di movimenti e di come l'essere umano non cessa mai di stare fermo in un luogo, ma per necessità o per desiderio tende a spostarsi, questo mi porta al secondo racconto. Non si parla di disgrazie, ma si parla più che altro di un atteggiamento che ti spinge a camminare, che ti spinge a cambiare porto continuamente. Il secondo racconto che ho scelto appunto si chiama Il Lottatore. Nick, il protagonista, o meglio il coprotagonista, è un uomo alla deriva. Non sappiamo da dove viene, non sappiamo dove va. In inglese c'è una parola fantastica che rende perfettamente l'idea: drifter. Johnny Cash, che era un poeta per esiliati e maledetti, ci ha anche scritto una canzone. Nick lo potremmo quindi definire così: un uomo che gira da un luogo all'altro, senza effetti personali, senza conoscere nessuno, alla ricerca di un approdo, accompagnato dalla corrente. To drift, infatti, vuol dire letteralmente andare alla deriva. E Nick va alla deriva, in questa America cucita con le rotaie, fatta di treni presi di nascosto, di vita vissuta la giornata, di fuga da una realtà fatta di regole civili, morali, dettami a cui adattarsi,
e la vita di cui racconteranno anni dopo anche un Kerouac, Ginsberg, Bukowski. La vita di tutto il movimento beat è un pezzo di quella gioventù bruciata americana, che corre veloce e inquieta e che Hemingway ci fa vedere con largo anticipo, raccontandoci di una strana notte, quella in cui Nick, dolorante e affamato, incappa appunto in questo accampamento. C'è un ex lottatore mutilato, il volto reso deforme dai combattimenti dentro e fuori dal ring. Un uomo sfiancato dai colpi ricevuti, appunto, anche dalla vita. E insieme a lui sta un uomo quieto, posato, dai modi da gentiluomo, un uomo nero, che lo accompagna fin dai tempi in cui si sono conosciuti in prigione. Ecco, l'atmosfera sembra fatta di gioiosa fraternità, di sorpresa, nel riuscire a trovare degli altri esseri umani abbandonati nella corrente, con cui condividere qualcosa, finché qualcosa non cambia. E quel nero definisce il lottatore un matto, e Nick non può fare a meno di chiedergli come lo è diventato. Che cosa lo ha fatto diventare matto? Chiese Nick. Oh, tante cose, rispose il nero dal fuoco. Gradisce una tazza di questo caffè, signor Adams? Porse la tazza a Nick e sistemò la giacca che aveva messo sotto la testa dell'uomo privo di sensi. Ha preso troppe batoste, per prima cosa, disse il nero sorbendo il caffè. Ma questo, ecco, lo ha solo un po' rincitrullito. Poi sua sorella era il suo manager. E si parlava sempre di loro sui giornali, come se fossero fratello e sorella, e di quanto lei amava suo fratello e di quanto lui amava sua sorella. E alla fine si sposarono a New York e questo, beh, questo fece una brutta, gran brutta impressione. Me lo ricordo. Certo, naturalmente non erano fratello e sorella, non più di quanto lui fosse un coniglio. Ma c'era un mucchio di gente alla quale la faccenda non garbava, né in un modo né in un altro. E poi cominciarono a avere degli screzi. E un giorno lei andò via e non tornò mai più. Beve il caffè e si asciugò le labbra col palmo roseo della mano. Diventò matto. E basta. Vuole un altro goccio di caffè, signor Adams? Grazie. Io l'ho vista un paio di volte. Era una donna maledettamente bella. Somigliava tanto a lui che avrebbero potuto essere gemelli. Non sarebbe mica brutto senza quella faccia tutta rovinata. Si interruppe. La storia sembrava finita. E dove l'ha conosciuto? Chiese Nick. L'ho conosciuto in galera, disse il nero. Non faceva che picchiarsi con tutti dopo che lei se n'era andata e allora lo misero in prigione. Io ero dentro per aver bucato un uomo. Sorrise. E con la voce sommessa proseguì. Mi fu subito simpatico. E quando uscì lo andai a cercare. A lui piace pensare che sono matto, ma a me non importa. Mi piace stare con lui e mi piace girare il mondo, e per farlo non devo rubare a destra e a manca. Mi piace fare una vita al Signore. E cosa fate insieme? Oh, niente, andiamo in giro e basta. I soldi ce l'ha lui. Deve averne tanti, certo, però li ha spesi tutti. O glieli hanno portati via. È lei che gli manda dei soldi. Gran bella donna. Somiglia tanto a lui che potrebbero essere gemelli. Il nero guardò l'ometto, steso a terra, che respirava pesantemente. I capelli biondi gli cadevano sulla fronte. Nel sonno, il suo viso mutilato sembrava infantile. Ora posso svegliarlo quando voglio, signor Adams. Se non le spiace, vorrei che se ne andasse. Mi secca di non essere ospitale, ma potrebbe tornare a agitarsi se la vedesse. Detesto doverlo picchiare. Ma quando parte è l'unica cosa da fare. Devo, come dire, tenerlo lontano dalla gente. Non le spiace, signor Adams? No, no, non mi ringrazi, signor Adams. Avrei dovuto metterla in guardia, ma sembrava averla presa tanto in simpatia che credevo che tutto sarebbe andato liscio. Troverà una città a circa 3 chilometri da qui, lungo la ferrovia. Manselona la chiamano. Addio. Ecco, questo è il genere di vita vissuta alla giornata, fatta di salti giù da un vagone nel cuore della notte,
perché lo hai